ragazzi, bentornati e bentrovati in Supercanale. Io sono Magnus. È vero sì che è un po' di tempo che non vi sto portando Lego Worlds, ma vi dico la verità, stavo aspettando con molta ansia i nuovi personaggi Ninjago che sono usciti veramente oggi, che è 11, ma sicuramente vi porterò il video il 12 perché non ce la faccio. Naturalmente come sempre il video, come sempre, mettete un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, se no quando vi arrivano le notifiche, se arrivano le notifiche perché a volte non arrivano, vi perdete i video e quindi vi perdete in anteprima certi video particolari dove escono alcuni personaggi nuovi. Detto questo, sempre in Lego Worlds siamo qui e ci andiamo a sbloccare oggi 4 modelli, perché abbiamo questo modello qua, quest'altro modello che si vede meglio così, guardate qua, ce l'abbiamo anche un altro, qua ci sono altri personaggi se non vado errato, e poi qua ci sta Maestro Wu. Allora, guardiamoci bene quali sono le basi che dobbiamo sbloccare, sennò poi non capiamo una mazza. Allora, iniziamo da questo dove vedo un fantastico veicolo e ce l'andiamo a salvare. Quindi questo l'abbiamo acquisito. Ora ci acquisiamo anche quest'altro. Abbiamo la caverna, ok, sì. Quindi questo abbiamo preso, questo abbiamo preso, ok. Adesso ci manca anche la squadra Android. Ok, e per ultimo abbiamo Dojo del Maestro Wu. E basta, quindi a questo punto ce ne andiamo nel mondo e ce ne andiamo a vedere, dai. Ok, siamo arrivati sul nuovo mondo. Che culo, speravo di beccare un mondo un pochettino con un po' di spazio. Forse era meglio che invece di cercarlo a... Allora, iniziamo con il primo, zona samurai. Poi abbiamo la caverna dei samurai. Poi abbiamo il dojo del Maestro Wu, come abbiamo già detto. E poi abbiamo la squadra Android. Allora, iniziamo con questa. Dalla squadra. Ammazza, ok. Vediamo se riesco a metterla bene. Vai. Siamo scaraventati completamente dall'altra parte. Allora, qui se non mi sbaglio dovevamo becchiare un veicolo. Non lo so, aspettate. Allora, innanzitutto fammi vedere a questo. Ciao, impossibile da scoprire, che cosa vuoi? Almeno ho trovato un'arma per sconfiggere i nemici. Ho bastamente ne ho quasi una a disposizione. E quei sub ninja continuano ad arrivare da tutte le parti. Va bene, se ci fosse un modo per collocare altri tripod potrei difendermi da solo. Credi di potermi aiutare? Non lo so, sinceramente credo a... Aspetta, quante ne hai bisogno? Di 5 di queste cose? Vediamo un po' se riesco ad accontentarti. Ok, tra i veicoli abbiamo becchiato il cannone laser. Ne vuole 5. Gliele mettiamo tutte e 5. Così non rompe le scatole. Hai visto, ragazzo? Vieni qua a farti vedere che ti sblocchiamo. Ok, aspetta, aspetta, vai. Perfetto, abbiamo sbloccato il droid. Fammelo vedere alla grande. Perfetto, dovrebbe stare. Lo dobbiamo prima sbloccare qua, se non sbaglio. Eccolo qua, infatti. Perfetto, allora, il droid l'abbiamo sbloccato. No, non lo voglio posizionare, perché lo voglio beccare da qua. Allora, dove stai? Stai qua. Perfetto, eccolo qua. Ve lo faccio vedere lungo e largo, eh. Allora, così è un po' spaventato, quindi mi fa poco effetto. Vediamo un po' se fa qualche cosa in particolare. Mi fa piacere che cada anche la notte, così potete vedere bene praticamente. Quindi anche la luce ci viene incontro. Allora, l'unica cosa che ancora non abbiamo sbloccato è questa, ne abbiamo sbloccato questa. No, questa 4x4. Questa la sblocchiamo, ok. Questa pure la sblocchiamo perché non l'abbiamo sbloccata. Questa purtroppo non la possiamo sbloccare perché giustamente ci dà i soldi. E secondo voi, se ce la facevano sbloccare, potevano... Oh, qualcuno ha preso il trattore. Allora, voglio vedere se si è sbloccata però qualche arma o qualche cosa. Mi pare di no, eh. Non mi pare che ci stanno cose nuove. No. No, non ci sta niente di nuovo. Vabbè, dai, non fa niente. Pensavo di aver beccato qualcosa di nuovo. No. Allora, questo è il nuovo personaggio un po' storto che abbiamo sbloccato. Andiamoci... Aspetta un attimo, voglio dire una cosa. Oh cavolo, oh guarda qua, ah ok, almeno qualcosa qua di figo. Questo sarebbe buono nel caso di tipo ci attaccano e possiamo sparare. Che figata. Allora, questo l'abbiamo sbocchiato, perfetto. Andiamo a depositare la prossima costruzione, se mi ricordo dove sta, eh.
Allora abbiamo il dojo del maestro Wu, che vado naturalmente a posizionare magari un pochettino più qua, che è meglio, se no poi affolliamo troppo le cose. Vabbè, mi sembra abbastanza palese su chi beccheremo qua. Ciao maestro, chi vuole? Allora, salve, ti do il benvenuto al mio dojo, grazie. Ho addestrato moltissimi studenti nelle arti dei ninja. I miei studenti proteggono ancora oggi innocenti, ma temo che stia per succedere qualcosa. Ammazza che cosa. Nel vicino sarà avvisato un gruppo di noti con il nome di Anacondrite. Tocca a te fermarli, va bene? Ok, non ti preoccupare, vada. Vabbè, però tu te la cavi abbastanza bene, maestro, perché ho visto che li stai distruggendo tutti quanti tu, te lo voglio dire. Cioè, noi. Aspetta, ok. Uno forse lo distruggiamo. Uno ne ha ammazzato, te lo voglio dire. Ok, scopri. Maestro, 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 dove va? Maestro, vieni qua. Ok, abbiamo sbloccato anche il maestro e penso che abbiamo sbloccato anche qualche altra cosa. No. Aspettate, fatemi vedere se possiamo sbloccare anche questo. Sì, perché mi piace un casino sta finestra. Sblocchiamo anche quest'altra qua, vai. Magari ci potrebbe servire per le costruzioni. Qua non c'è più niente. Ok, fatemi vedere un attimo il maestro. E quindi andiamo prima qua. Ce lo andiamo prima a sbloccare. Ecco, ammazza 25. Porca miseria. Ve lo faccio vedere in lungo e in largo. Pensavo che avremmo sbloccato, vi dico la verità, anche. No, non c'era anche l'altro. Aspettate. Allora, il maestro, eccolo qua. Porca miseria. Oh, avete visto che figata! C'è anche il. La parte. Mi piace un casino. Allora, aspettate un attimo perché volevo vedere se abbiamo sbloccato anche i cattivi. Qua si salta, mi pare, no? No. Allora, il salto lo fa. Non usa la cosa, non ha nessun attrezzo, però è strano. Oh, ci hai rotto. Vediamo se abbiamo qualche arma nuova sbloccata. Abbiamo sbloccati altri, anche perché li ho sbloccati tutti quanti, per cui. Proviamo a entrare un attimo, vediamo se c'è qualcosa, vai. Ok, infatti la spada l'ho becchiata. Infatti mi sembrava strano che non ci facevi sbloccare niente. Ok, mane. Non vorrei che abbiamo perso qualche cosa nell'altra cosa. Poi vabbè, se l'abbiamo persa ci torno indietro. O magari fatemelo sapere se ho perso qualche arma che non abbiamo ancora beccato. Qua c'è il gong, te lo voglio dire. Quindi questo me lo voglio becchiare. Ci scopriamo anche questo. Quindi la spada l'abbiamo becchiata, eh. Mo' ve la faccio vedere anche fuori meglio. Esci un attimo. Vabbè, comunque scrivetemelo sotto nei commenti se è qualcosa che abbiamo mancato. Perfetto. Voglio vedere se qua abbiamo mancato qualcosa, ma non mi pare. Visto che non c'erano attrezzature qua, eh. Non c'erano. Boh, vabbè. Mi vado a costruire anche l'altra cosa. Magari ci mettiamo in un posto un pochettino meno. Allora, ok, questo l'abbiamo tolto. Fantastico, così siamo a posto. Vai, vai. Allora, dove sta l'altra che abbiamo. Dobbiamo sbloccare? Sì, vabbè, sbattimi sempre là sopra che sono contento. Allora, passiamo dal dojo. Fammi vedere dove sta, così andiamo con ordine. Allora, base di laminatare? No. Dojo, 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 dove stai? Doveva essere stazione di polizia, entrata. Ok, il dojo era questo, fantastico. Ora ce ne dovrebbero stare altri due. E sono. Stazione di servizio non credo. Mura no. Torre nemmeno. Rovine del tempo della giungla nemmeno. Accampamento della giungla nemmeno. Allora, una è zona samurai VXL e caverna dei samurai. Ok, partiamo dalla caverna dei samurai. Perfetto, sto andando tutto al contrario praticamente. Non so se l'avete notato. Ok, caverna, spero di non averla messa al contrario. Vabbè. Fantastico. Qua ci dovrebbero. Qua dovremmo beccare Nia, se non mi sbaglio, eh. Ma non vorrei dire sciocchezze, però. Infatti. Allora, aspetta un attimo che qua non capisco una mazza. Allora, mi avvicino a lui e vediamo. A lei, anzi, scusate. Oh, salve, sono qui a difendere la mia segretissima caverna da dei subdolintrusi. Non voglio che quegli. Scalclin, riescano a entrare qui dentro. Oh, aspetta, l'hai sentito? Oh no, stiamo introntando lo pavimento. Forza, andiamo, dai, sì. Se fai come il maestro di prima, cioè praticamente li hai distrutti tutti quanti, tu siamo a posto. Te voglio dire. Aspetta che arrivo. No. Vabbè, ma sono scheletrini,
Oh, Nia è galattica, secondo me, eh. Ho visto già. Ok. L'ho già sbloccata alla grande. Oh, Jettatore. Era Nia. Ok, fantastico. Vediamo un pochettino, scopriamo anche questo. Vai, fantastico. Anche il computer. Ok, sto scoprendo un po' di cose. Questo l'abbiamo già beccato. Questo no. Questo invece l'abbiamo già beccato. La tuta pure l'abbiamo. Guarda questo, bellissimo. Tipo un mo' di tappeto. Vabbè, questo non si può sbloccare. È inutile che ve lo dico. Vabbè, non fa niente. Allora, dacci un attimo Nia, così vediamo un attimo una cosa. Sì, sì, non ti muovere che stai bene così. Allora, partiamo da qua. Ok, dove stai? Aspetta, non è che abbiamo già... No. Dove stai? Eccola qua. Fantastico. Allora, ce la becchiamo dall'altra parte, se no non me la fai impersonificare. Eccola qua. Vai Nia, vai. Mi piace tantissimo, ma veramente tantissimo, questo fatto della dello sbilluccichio. È una figata pazzesca. Allora, vediamo un pochettino che c'è qua dentro, se abbiamo mancato qualcosa. Questo lo posso sbloccare qua sopra? No. Grazie, merci. Attento, già beccato, ciao meccanico. C'ho la luce negli occhi, che meraviglia. Metto l'ultimo che dovrebbe stare, a meno che non sta qua, ma non credo però che sta qua. Vabbè, sblocchiamo prima tutto, dai, sennò poi dopo non chiamiamo una mazza. Grazie come al solito che ci sbatti sempre qua sopra. Allora, dove stai? Dovrebbe stare... Eccola qua, caverna solo l'abbiamo sbloccata, zona samurai. Ok, vai. Perché te ne vai così lontano? Allora, zona samurai l'abbiamo sbloccata. Qua c'era un veicolo, se non ricordo male. Ok. Aspetta. Impossibile ancora da sbloccare, va bene, ok. Questi penso che dobbiamo prima attaccare, vuoi dire? Aspetta. Ok, abbiamo sbloccato il primo, fantastico, e adesso mi sblocco anche il secondo, vai. No, no, dall'altra parte, vai. Perfetto, ti abbiamo già sbloccato, eh. Sì. No, vabbè, dai, tanto poi lo sbocchiamo dopo. Ho sbloccato mezzo tutti e due, sì, Sì. Ah, ancora non l'avevo sbloccato questo. Allora, vi faccio vedere anche l'altro, ma credo di averli già sbloccati entrambi, Aspettate un attimo e vediamo. Sì, Anacondrona l'abbiamo sbloccata. Ok, infatti già sta qua. Mentre invece dove sta? Ok, quindi ho provato a cambiare mondo per vedere se magari era un bug di quella cosa. E riprovo naturalmente a mettere un'altra volta again mentre ci attraversa il nostro draghetto. Aspettate un attimo. Sì, sì, dopo da chiappo. Dove sta il rifugio con la dei samurai? Aspettate un attimo. Allora, eccolo qua. Provo a rimettere un'altra volta il rifugetto. E magari vediamo se riusciamo a sbloccarlo. Se ce lo fai mettere. Vai. Perché il maestro Chen è l'unico che ancora non sono riuscito a sbloccare. Era questo? Sì, sì, sì. Sì, sì, mi pare di sì, Aspettate un attimo. Tra l'altro poi c'era anche un fantastico veicolo. Ok. E sta qua, Guardate come mi fa. Cioè io provo a colpirlo e ad ammazzarlo. E infatti se esce scopri. Lo scopriamo, ma in pratica esce sempre scopri. Esce sempre scopri. Cioè in pratica è come se non ce lo facesse scoprire. Allora secondo me forse l'hanno già aggiunto, ma deve essere qualcosa che dovrà arrivare forse a breve, non lo so. Comunque, sblocchiamo anche questa. Voglio vedere come si comporta pure questo veicolo. Porca miseria, aspetta un po'. Ci mettiamo un po' più da lontano, Ok, vai. Aspetta, A parte che è molto... Sì, sì, maestro, dopo veniamo, non vi preoccupate. Allora, mi è sembrato di vedere una cosa là. Aspetta un po'. Sì, però, cioè, ok. Manovrabilità zero, Ok, vai. Meno male. Allora, il veicolo mi piace, Possiamo anche uscire da questa zona. Visto che siamo qua, aspetta, Apriamoci sto forzierino. Magari ci esce qualcosa di buono. Forse.
Un piccone, wow, che meraviglia! Sono l'uomo più felice del mondo, abbiamo beccato un piccone. Allora, quindi vi faccio vedere che abbiamo praticamente sbloccato come personaggi. Iniziamo da Maestro Wu, che personalmente non è niente male. Poi abbiamo sbloccato, andiamo con ordine, anche Nia. Nia è fantastico, per il fatto della polverina bianca è bellissima. Anacondrai, ok, e poi Nidroid, che pure mi piace un casino. L'unica cosa che ancora non sono riuscito a capire, come già vi ho detto, è questo fatto di Maestro Chen, ma penso che sia forse per qualche non livello, come dire, non mi viene la parola, con qualche progetto che ancora devono fare in futuro. Ok ragazzi, anche questa parte termina, quindi naturalmente come al solito vi invito a mettere un bel pollice su, un bel commento, un mi piace, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.